Cari tutti e care tutte, ben trovati! Oggi vi racconto la seconda avventura del carretto delle storie Home Edition, ovvero Cenerentola. Innanzitutto abbiamo bisogno degli ingredienti. Cenerentola, due sorellastre e una matrigna. Siete pronti? Cominciamo! C'era una volta Cenerentola, che viveva in un palazzo assieme alle sue due sorellastre e alla matrigna. A Cenerentola toccavano tutti i lavori domestici, tutte le faccende di casa. Lavorava giorno e notte, ma nonostante questo era sempre felice, era sempre sorridente, e questo le due sorellastre non potevano sopportarlo. Cenerentola, sei ancora qui? Ah, ciao ragazze, buongiorno, come state? Come stiamo? Come stiamo? Non vedi che capelli che ho oggi? E per non parlare delle mie unghie. Ma io vi trovo sempre molto carine. Sì, certo. E poi staremmo meglio se tu finissi di fare tutte le faccende che ti abbiamo chiesto. Già, devi ancora rifare il mio letto. E poi devi stirare il mio vestito. No, prima il mio. Io sono più bella. No, io sono più bella. Io. Ma per me siete tutte e due molto belle. Certo, e ti metti anche a esprimere un'opinione. Guarda, adesso ti faccio vedere io come si fa. Bambine! Sì, mammina? Lasciate stare Cenerentola, altrimenti non finirà mai tutte le faccende che le abbiamo chiesto. Sì, mammina. Forza, venite, bambine. E tu muoviti, sbrigati! Ti voglio bene, sorellina. Anch'io, sorellona. Abbraccione! E anche oggi passerò una giornata a fare le faccende. Oh, non ho ancora chiesto come stanno i miei amichetti. Topolini? Topolini, ci siete? Topolini? Eccoci, Cenerentola! Come state oggi? Siamo un po' affamati. Vorremmo proprio qualcosa da mangiare. Oggi non sono riuscita a trovare niente, nemmeno una briciola. Oh, che tristezza. Ma non preoccupatevi, magari ci riprovo più tardi per cena, eh? Cenerentola, con chi stai parlando? Come sono? Scappate, topolini, scappate! Niente. Stavi forse parlando con i tuoi amici sorci? Oh, che schifo i sorci. Già, che schifo. Ma no, ma sono carini. Carini? I bigodini sono carini. I collanz sono carini. Noi siamo carine. No, Pucci, noi siamo divine. Sì, però io di più. Bambine! Mammina! È arrivata una lettera del principe. Il principe? Sì, leggetela subito. Una lettera del principe? La voglio leggere io. Questa sera ci sarà una festa al palazzo del re. Cosa stai facendo? Leggevo... No, tu non puoi leggere! Lascia stare! Forza, Pucci, leggi! Sì, Cici! Dunque, questa sera ci sarà una festa da ballo al palazzo del re. Sono invitate tutte le ragazze in età da marito. Ma siamo noi! Oh, che bello! Una festa a palazzo! E tu cosa vuoi, scusa? Ma anch'io sono una ragazza del regno e sono in età da marito. Tu vuoi venire al ballo con noi? Ma non facci ridere. No, bambine, aspettate, Cenerentola ha ragione. Cosa, bambina? Sì. Ma sei impazzita? E dimmi, Cenerentola, che vestito indosserai? Già, cosa indosserai? Forse stracci. Già, sono all'ultimo grido. Una stracciona alla festa, e come potresti venire? Faresti scappare tutti gli invitati. Cenerattola, la principessa dei ratti. Forza, bambine, andiamo a prepararci. Sì, mammina. E così, mentre le sorellastre si preparavano per il ballo,
Cenerentola, sconsolata, leggeva e rileggeva l'invito del principe. Come mi piacerebbe andare alla festa, ma come faccio? Le sorellastre e la matrigna hanno ragione, non ho niente da mettermi. Ma sarebbe così bello. Cenerentola! Ma chi parla? Fu così che allora Cenerentola udì una voce. Cenecoccola! Ma chi sei? Ma sono io, cara! E sei forse un topo? Ma che topo è topo? Sono io, cara! La la! Non mi riconosci? La lattaia? Ma che lattaia? Ma ti pare una lattaia vestita così? Guardami! No, non saprei. Ma sono io, la tua fata madrina. Ho una fata madrina! Oh, che bello! E a cosa serve una fata madrina? Oh, santa turchina! La fata madrina ti aiuta nel momento del bisogno. E io ho bisogno? Ah, non lo so, ti sei vista, caruccia? Sì, ho tanto bisogno! E forza, cara, vieni, vieni, vieni qua. Dimmi, che problema hai? Ci sarebbe questa festa. Una festa? Una festa da ballo? Ma io sono l'anima delle feste, ti insegno io a ballare, forza. No, madrina, non è questo il problema. Ah, allora aspetta, cambiamo lato. Vieni, vieni qua. Dimmi qual è il problema, cara. Ecco, ci sarebbe questa festa, ma non posso andare così. Così come, cara? Così, vestita di stracci e cenere, mi prenderebbero tutti per una straccione e non mi farebbero entrare. Ascolta, cara, non importa che vestito indossi o come ti acconci i capelli, sai qual è la cosa più importante? La cosa che tutti guarderanno veramente? E cosa? A te stessa. Me stessa? Sì, tutto ciò che hai di bello dentro ti servirà per essere stupenda fuori. Tu dici? Ma certo, guarda me, non sono una bellezza, ma sono l'anima delle feste! Forza, su, vediamo. Portamento, eleganza, sorriso, cammina, vai! Vai, cara, vai! No, forse magari un aiutino sarebbe il caso. E vieni qui che ci penso io! Bacchetta magica a me! Oh, ecco qua! Sei pronta? Vediamo quale abito ti si può adattare. Bidi bidi bidi, che ne dici di questo? Oh, i cagnolini, che cari! No, i cagnolini magari... No, i cagnolini no. Bidi 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 bidi, voilà. Verde speranza, che dici? No, mi sta un po' piccolo, vedi? Ah, hai ragione. Proviamone un'altra. Bibi bodi bibu! Ah, il marziano che fa tanto, eh? Accoglienza, che ne dici? Guarda che bel blu, c'è la luna. No, magari un po' troppo griffato, che dici? Hai ragione. Allora fammi provare un'ultima volta. Bibi bodi bibu! Ma, fate madrina, ma questo è bellissimo! Oh, guarda, sono tutta... scintillante, sembra fatta di cristallo! Che meraviglia! Grazie, fata madrina! E adesso, però, devo andare al ballo, ci vado a piedi, come faccio con le scarpine? Hai ragione, dobbiamo fare un'altra magia. Allora, topolini, cori, venite a me! Eccoci, fata madrina! Adesso ho bisogno di voi, forza, concentratevi, che facciamo un'altra incredibile magia. Siete pronti? Vi trasformerò in dei bellissimi destrieri! Davvero, fata? Sì, sì, dai lì, aspetta, eh. E bidi bi bodi bi bu! Voilà! Oh, che cari! Oh, che meraviglia di cavallini che siete! Sì, in effetti manca la carrozza. La carrozza? Prova a salire qui. Non ci sto, madrina, hai ragione. Oh, sì, chiudete tutti gli occhi e magia! Eccoci qua! E voilà, Cenerentola, sei pronta per andare al ballo! Oh, grazie! Grazie, fata madrina! E mi raccomando, alle 10 a letto, eh! Ma fata madrina, alle 10, presto, arrivo, mi ambiento! E va bene, a mezzanotte però, non un minuto di più, eh! E adesso vai, cara, divertiti, vai, vai! Grazie, fata, a presto! E così Cenerentola
insieme ai suoi fidi destrieri, corse verso il castello, pronta per divertirsi e andare alla festa. Non stava più nella pelle, era la sua prima festa, il suo primo ballo. Intanto, Cici, insomma, dov'è questo principe? È tutta la sera che cerchiamo il principe e non vuole neanche parlarci. Insomma, hai ragione, Pucci, dobbiamo proprio cercarlo. Ma dove sarà questo principe? Dove sarà questo principe? E quella? Hai visto quella? Ma che vestito che ha! Io non ho mai avuto un vestito così. E delle scarpe così, guarda come scintilla. Ciao. 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 Scusa, ci conosciamo? Ma come, non mi avete riconosciuta? No, ci spieghi cosa vuoi? Ma sono io, Cenerentola. Ma non farci ridere! Cenerentola non ha mai avuto un vestito così. E neanche degli scintillini così. Lei veste solo di stracci e cenere. Già, Cenerentola, la principessa dei ratti! Oh, ma sei davvero tu? Allora è vero che non mi avevate riconosciuta. Ma certo che ti avevamo riconosciuta. Hai solo un vestito carino. Però noi potremmo aiutarti e renderlo ancora più bello. Davvero? Ma a me piace così com'è, tutto così scintillante, carino. No, ma fidati di noi, vedrai. E lo facciamo solo per farti ancora più bella. Noi vogliamo bene la nostra sorellastra Ceneschiattola. È vero, Pucci? Sì, Cici. Allora, dobbiamo fare giusto un ritocchino qui, un ritocchino qui, e poi qui. E ecco, direi che così sei perfetta. Oh, ma sono tornata come prima. No, no, stai benissimo. E ora divertiti. Pucci, andiamo a cercare il principe. Sì, principe! Oh no, non posso rimanere al ballo vestita così. Cenerentola! Cosa c'è, Fata? Guarda come mi hanno ridotto. No, ricordati, cara, credi in te stessa. Non importa cosa indossi, vedrai, andrà tutto bene. Forza, ripeti con me. Io credo in me stessa. 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 E così Cenerentola iniziò a ballare. E non le importava niente del suo vestito. Lei credeva in se stessa. E in quel momento apparve il principe. Che noia questa festa. È sempre uguale. Tutte le mie feste sono uguali, sono noiosissime. E poi nessuno che voglia parlarmi. Le ragazze sono tutte uguali, mi avvicino e scappano. Oppure l'unica cosa che riescono a dirmi è... Ciao! 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 Ti va di ballare? A me? Io? Sì, volentieri! E allora dai, forza, vieni! Ciao, non ti ho mai vista da queste parti. Sì, è il mio primo ballo. Sai, a me non piacciono tanto i balli. Però mi piacerebbe organizzare una festa. Davvero? Sì, una festa a tema pirati! Mi piacciono tantissimi i pirati! Beh, magari la prossima volta potremmo organizzarla insieme. E magari potremmo anche parlare ancora insieme. E ballare. E così Cenerentola e il principe ballarono e parlarono e ballarono tutta la sera, ma ad un certo punto l'orologio scoccò la mezzanotte. Scusami, io devo proprio andare. Non posso rimanere. Ma aspetta, ma non so neanche il tuo nome. Non importa, guarda, ti giuro, tornerò, in qualche modo ci rivedremo. Tu aspettami. Oh no, cioè io ti aspetto. Insomma, devo correre. Ciao, ciao. Oh no, ma no, ma dove vai? Dove corri? Aspetta, hai perso una scarpetta. Aspetta, ehi. Oh. E così Cenerentola corse a casa prima che l'incantesimo finisse. Si ritrovò davanti alla soglia di casa e la matrigna e le sorellastre la stavano aspettando. Cenerentola, mi hai disubbidito. Pucci e Cicci mi hanno detto che sei andata alla festa. Io non ho disubbidito, matrigna.
tu mi hai detto che se avessi trovato un vestito potevo andare alla festa. Ebbene, io l'ho trovato ed era bellissimo, anche se poi qualcuno me l'ha rovinato. Ecco, quindi non ti ho disubbidita, ho fatto solo quello che mi avevi detto. Effettivamente... Mammina? Mammina, non ti senti bene? Mammina, cos'è successo? Mammina, dove stai andando? Mammina, aspettami. Mammina, quello è il bagno. Mammina, dove vai? Mammina! Hai risposto alla mammina? Beh, sì. Ecco. E in quel momento si udì il messo. Il principe sta cercando in tutto il regno la fanciulla che gli ha rubato il cuore. Probabilmente risponde al nome di Cenerattola, la principessa dei ratti. Chiunque sappia qualcosa si faccia avanti. Egli la troverà e la sposerà. Cenerattola, ma sei tu? Forse sì. Ma che bello, la nostra sorellina diventerà la sposa del principe. Ma quanto siamo felici, forza, congratulazioni. Vieni, vieni qui, guarda, ce ne... Ecco, guarda. Oh, vediamo se ti troverà in cantina. Forza, Pucci, andiamo ad accogliere il principe. Dobbiamo dirgli che siamo noi, Cenerattola. Principe, principe, siamo qui, sono Cenerattola. No, io sono aia, principe, principe! E in quel momento qualcuno venne ad aiutare Cenerattola. Cenerattola, siamo i tuoi amici Topolini. Aspetta, proviamo noi a liberarti. Oh, Topolini, ma siete davvero gentili, grazie. Aspettate, proviamo così. No, proviamo con un martello. Non funziona. E questa? La chiave! Sì! Ecco. Oh, grazie, amici. Siete stati davvero fondamentali. Cenerentolo. Principe. Non mi aspettavo di vederti. Come hai fatto a trovarmi? Non so neanche il tuo nome. Io mi chiamo Luppolo. Anche se sul mio vestitino c'è scritto Chinotto, ma è una lunga storia. E in realtà sono arrivato qui perché me l'ha detto la lattaia. Non sono la lattaia! Ah, è la mia fata madrina! Ah, la fata madrina! Ecco, io volevo dirti che anch'io volevo dirti che... E così Cenerentola e il principe si scambiarono un bacio d'amore e si promisero di restare insieme per sempre. Cenerentola salutò la matrigna e le sue sorellastre e insieme ai suoi amici Topolini iniziò una nuova avventura e un nuovo pezzo della sua vita insieme al suo amato. E vissero tutti felici e contenti. E per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima!